Siamo all'ottavo episodio della terza stagione di Wind of Sea Interview, la videorubrica di approfondimenti tematici prodotta da WOF Italia per la piattaforma editoriale internazionale di Deeping. Io sono Bruno Carinini e con me, già collegata da Milano, vedo l'ospite di oggi. Buonasera a Giulia Tariello. Buonasera, Giulia. Buonasera a lei, buonasera. Allora, ancora giovani e tematiche vicino alle nuove generazioni in questa conversazione. Giulia Tariello è laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, è membro del comitato esecutivo del Movimento Studentesco per l'Organizzazione Internazionale di Milano e con grande merito è uno dei due delegati ufficiali dei giovani italiani presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. L'altro, per dovere di informazione, è Gabriele Colella. Fatta questa debita premessa, Giulia, direi di iniziare con le domande. Allora, il tema odierno ci permette di entrare dalla porta principale presso una delle istituzioni più importanti a livello globale, anche se a volte il suo operato lascia spazio a interpretazioni differenti. Prima di esplorare il suo interessante percorso, mi soffermerei però sul comprendere e far comprendere a chi ci segue cosa sia la United Nations Youth Delegate Program. Assolutamente. Innanzitutto ringrazio appunto per avermi qui invitata e saluto i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Questo programma è un programma di durata annuale promosso dalla SIOI, la Società Internazionale Italiana. La Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, che di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ogni anno impartisce un bando di concorso a cui tutti i giovani dai 18 ai 30 anni possono mandare appunto la loro domanda, la loro application e essere sottoposti a un processo di selezione al cui termine appunto verranno selezionati solitamente un giovane ragazzo e una giovane ragazza, in questo caso appunto io e il mio collega Gabriele che lei ha citato prima. Lo scopo di questo programma, ovviamente, come dice il nome, è quello di rappresentare i giovani italiani alle Nazioni Unite. Cosa vuol dire? Vuol dire senz'altro lavorare a stretto contatto con la rappresentanza italiana a New York su diverse tematiche e ovviamente avere la possibilità di recarsi a New York per partecipare ai lavori dell'Assemblea Generale, solitamente nella settimana di apertura che appunto si tiene a settembre. Ovviamente questo programma, avendo appunto come obiettivo quello di rappresentare i giovani, per noi è fondamentale trovare delle modalità o comunque creare occasioni affinché noi possiamo diciamo, comprendere effettivamente quali sono le necessità dei giovani italiani per poi appunto rapportarle in queste alle istituzioni, soprattutto alle Nazioni Unite. Dunque, io e il mio collega a settembre, quindi all'inizio del nostro mandato, abbiamo pensato qual è la tematica che più ci è a cuore, dunque quale appunto obiettivo avrebbe caratterizzato il nostro mandato e abbiamo scelto l'educazione, l'istruzione, quindi l'importanza di fornire un accesso sempre più equo e libero a tutte e a tutti all'istruzione e al sistema scolastico, soprattutto perché riteniamo sia fondamentale appunto avere un'istruzione sui temi più disparati, perché senza la conoscenza non potremo mai appunto neanche raggiungere gli altri obiettivi
dell'Agenda 2030. E le dico questo perché, ovviamente, avendo questo obiettivo nel nostro mandato, cerchiamo di organizzare eventi, ad esempio assemblee studentesche, workshop o altre conferenze con associazioni giovanili o qualsiasi altro gruppo di giovani per appunto non solo divulgare la nostra esperienza e ciò che facciamo, ma soprattutto per conoscere effettivamente cosa loro vorrebbero da noi e cosa si aspettano che ovviamente due giovani delegati facciano alle Nazioni Unite e quindi ecco, tentiamo il più possibile di recuperare le loro opinioni e le loro preoccupazioni, senz'altro. Sicuramente un incarico di prestigio per questa età, no? Chiarito questo, però andiamo adesso a conoscere il suo percorso di studi professionali, che mano a mano l'ha introdotta nello specifico di organizzazioni che sono dedite alle relazioni internazionali, per poi arrivare a questo prestigioso incarico. Come ho detto, noi siamo editorialmente sempre attenti alle nuove generazioni, ci seguono in moltissimi e quindi le sue parole potranno ispirare molti di loro. Quindi, qual è stato il suo percorso per arrivare fin qua? Sì, assolutamente, di ispirazione lo spero sempre. Io partirei dicendo che comunque io ho fatto il liceo linguistico. So che vado molto, molto indietro, ma penso sia importante soprattutto per, ovviamente per la conoscenza delle lingue, perché entrare in un mondo internazionale professionalmente o anche solo per passione è appunto indubbia la necessità della conoscenza delle lingue, non solo l'inglese, ma anche il francese, lo spagnolo o quel che sia. E, dopo il liceo, appunto, ho frequentato l'università. Roma 3, perché io sono di Roma, anche se adesso vivo a Milano, e mi sono laureata in triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali. E ottobre del 2021 mi sono trasferita a Milano per continuare la magistrale in relazioni internazionali e diplomazia presso la Statale di Milano. Ho avuto poi l'opportunità anche di aderire al programma Erasmus. Sono partita nel 2019 per 6 mesi in Spagna e anche questo credo che sia un aspetto fondamentale perché comunque mi ha dato la possibilità di aprire una prima finestra su diciamo un mondo, un paese diverso da quello che è l'Italia e soprattutto mettermi in gioco comunque per comprendere le mie capacità di adattamento in un contesto diverso, seppur comunque la Spagna sia molto vicina all'Italia da un punto di vista culturale e sociale. E, nel mio percorso di studi comunque io ho svolto anche diverse attività di volontariato giovanile, come appunto lei diceva prima, sono membro del consiglio direttivo di EMSOE Milano, che è il movimento studentesco per l'organizzazione internazionale, appunto la fetta giovanile studentesca di quella che è appunto la SIOI, e sono membro dal 2021 e diciamo questo aspetto di associazionismo mi ha aiutata a Spinta. Diciamo ampliare le che non si è fatta mancare nulla nonostante questa giovanissima No, età. Ecco. assolutamente, certo. Per conoscenza rilevo che tra i compiti che vi hanno assegnato vi è anche quello di negoziare delle risoluzioni che riguardano le politiche giovanili. Cerchiamo di comprendere insieme meglio di quali argomenti l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si sta occupando in questo momento a New York. Allora, noi in realtà ovviamente lavorando con la rappresentanza italiana affianchiamo ciò che è il lavoro che svolgono i diplomatici e il nostro ambasciatore Massari a New York. Quindi partecipiamo alle negoziazioni senza però effettivamente prendere parte attiva ovviamente ai negoziati, soprattutto perché l'Italia spesso di concerto con gli altri paesi europei negozia le risoluzioni appunto. Come gruppo, ovviamente, come Unione Europea. Adesso l'Assemblea Generale si sta occupando, se non sbaglio, proprio in questi giorni si è aperta la
diciamo, la conferenza sull'acqua, perché in realtà i lavori veri e propri dell'Assemblea Generale si svolgono da settembre a dicembre. Infatti io sono partita appunto per partecipare all'apertura dell'Assemblea Generale e in particolare per partecipare alle negoziazioni che avvengono all'interno delle commissioni che fanno parte dell'Assemblea Generale. In particolare la terza commissione che si occupa delle politiche sociali e appunto di diritti umani di tutti gli stati membri delle Nazioni Unite. E, anche in quel caso appunto abbiamo partecipato ai dialoghi interattivi, ho potuto scrivere un discorso per poterlo appunto pronunciare dinanzi a tutti gli stati presenti. E adesso, appunto, una settimana fa, sono ritornata a New York per partecipare alla commissione sullo status delle donne. Quindi, diciamo che l'Assemblea Generale adesso si sta occupando molto di tutte queste tematiche molto, diciamo, da un punto di vista sociale, quindi i diritti umani, le donne, e ovviamente cioè, non mancano i riferimenti alla situazione odierna che coinvolge l'Ucraina e la Russia. Sono state molte le risoluzioni approvate riguardo l'integrità territoriale dell'Ucraina, comunque ecco. Fa piacere ascoltare questo perché devi capire che noi comuni mortali abbiamo sempre, quando si parla di ONU, è sempre una meteora di cui riusciamo a capire poco, o molte volte in positivo e in negativo ci si domanda che cosa facciano, di che cosa si occupino ufficialmente lì dentro. In una delle interviste, perché la redazione è andata ovviamente un po' a verificare, a controllare anche tutto quello che lei ha fatto in questo periodo, in una delle interviste che lei ha rilasciato al conseguimento dell'incarico, afferma che la sua aspirazione è quella di rappresentare il paese, quindi le fa sicuramente onore. Che idea porta con sé dell'Italia in un momento storico, però, dove in termini di relazioni diplomatiche siamo un po' degli osservati speciali? Io non credo che sia davvero così, nel senso che non credo che noi siamo come Italia degli osservatori, ovvero sia qui, diciamo da un punto di vista nazionale, noi tendiamo ad essere molto critici nei confronti del nostro paese e abbiamo una percezione abbastanza distorta di quello che poi alla fine l'Italia fa o si impegna appunto a fare internazionalmente. E, poi parlando di Nazioni Unite, comunque credo che sia il luogo massimo dove la politica estera e relazioni diplomatiche dell'Italia con gli altri stati si esplicano. E proprio per questo io appunto ci tengo a diciamo ad affermare che in realtà l'Italia ha un ruolo e una posizione molto rilevante alle Nazioni Unite. Ad esempio, il nostro ambasciatore nel 2024 sarà il vicepresidente della commissione di UN Women, che è un'agenzia onusiana che si occupa appunto delle politiche femminili. L'Italia ha promosso tantissime risoluzioni, come ad esempio le risoluzioni contro la pena di morte o dei diritti dei minori. Quindi ecco, l'Italia intrattiene tantissime relazioni bilaterali e multilaterali, soprattutto all'interno dell'Unione Europea, a volte ponendosi anche come burden sharer, che è diciamo, quella posizione che permette di essere il portavoce europeo quando si negoziano delle risoluzioni. E, poi ovvio che la situazione odierna della guerra ha posto un po' diciamo, un focus. L'Italia su un focus diverso, ma ripeto che secondo me questa è una percezione prettamente nazionale. Ecco, Infatti, Giulia, è una delle poche volte in cui siamo felici di essere smentiti perché il verbo giusto, appropriato è quello. Ma possiamo anche addossarci però una parte di corresponsabilità della formazione di questo pregiudizio, perché probabilmente anche i media dedicano poco spazio a tutto quello che avviene dentro il Palazzo delle Nazioni Unite, a meno che ci siano situazioni di risoluzioni davvero molto importanti. Ed è un peccato perché il lavoro che lei ha citato, le tematiche che lei ha citato, sarebbero invece molto molto importanti e poter essere seguite, francamente, sarebbe utile per tutti quanti. Quindi grazie. Adesso facciamo una piccola pausa, ci vediamo tra poco.
Ben ritrovati ai visualizzatori, sono con Giulia Tariello, delegata dei giovani italiani presso l'ONU. Che rapporto intrattenete con il nostro Ministero degli Affari Esteri, Giulia? Il Ministero quest'anno ci ha coinvolti in molte attività, ad esempio l'Italia è dal 2005 portavoce del United for Consensus, che è un gruppo che si occupa di promuovere una riforma del Consiglio di Sicurezza alle Nazioni Unite, e il Ministero ci ha resi partecipi dei lavori di preparazione di diversi eventi che hanno l'obiettivo di appunto sensibilizzare l'opinione pubblica, ma soprattutto gli stati, affinché diciamo vengano coinvolti all'interno del gruppo che appunto l'Italia, di cui l'Italia è portavoce. E quindi abbiamo delle comunicazioni, non dico quotidiane, ma comunque molto spesso ci intratteniamo con il ministero, ci scambiamo delle mail, o appunto proprio il prossimo lunedì ci recheremo al Ministero per partecipare ad un evento proprio organizzato per appunto sensibilizzare gli ambasciatori di diversi stati che fanno parte di questo gruppo United for Consensus, affinché si spera avremo una nuova riforma del Consiglio di Sicurezza. Quindi c'è una reciprocità di sinergia, possiamo dire. Assolutamente, sì. Durante la sua ultima intervista rilasciata alla TV svizzera italiana, Papa Francesco, in merito al suo rapporto con i leaders della Terra, dice che ha sempre detto a chiunque abbia incontrato in questi 10 anni: parlate, parlate, parlatevi, non stancatevi di parlarvi, evitando delle incomprensioni sotto banco. Lei, che vuole abbracciare la diplomazia come mezzo, che cosa pensa di queste affermazioni del Santo Padre? Diciamo che sono d'accordo, ovvero sia la comunicazione è comunque un aspetto importante, soprattutto nella diplomazia. Se non comunichiamo, non riusciremo mai a comprendere l'altro e non capiremo né i suoi bisogni, le necessità o le paure. Ricordando sempre però che in questo ambito, nell'ambito diplomatico e della politica estera, la comunicazione non è solo verbale, ma molto spesso è anche fisica. Ci hanno insegnato, prima appunto di iniziare il nostro mandato, che ci troveremo spesso a comunicare con persone che sono molto distanti culturalmente. Naturalmente, magari da ciò a cui siamo abituati, perché ovviamente recandosi alle Nazioni Unite ci sono persone e rappresentanti di paesi da tutto il mondo, e occorre appunto sempre comprendere l'altro e comprendere che magari il nostro metodo comunicativo può differire dal metodo altrui, e quindi bisogna a volte fare un passo indietro per poter appunto intraprendere un dialogo che possa essere costruttivo, dove però il dialogo costruttivo non è solo quello che ha come risultato diciamo la ragione di una delle due parti, perché spesso si può essere anche in disaccordo, ma bisogna sempre comprendere. Quindi ecco, secondo me questo è un aspetto fondamentale e che bisogna riconoscere, ecco, perché Mentre la ringrazio, durante un suo intervento all'Assemblea, lei ha sottolineato l'importanza della partecipazione giovanile nei processi decisionali e afferma: permettere ai giovani di essere attivamente coinvolti nelle decisioni sul futuro porta un duplice beneficio alla società. I giovani possono acquisire maggiori conoscenze ed esperienze, e gli adulti possono interpretare il mondo con una nuova prospettiva, concetti sui quali però
dovremmo riflettere anche all'interno delle nostre istituzioni. Non trova? Perché non vediamo, a mio parere, delle politiche giovanili serie e concrete da molto tempo. Quando si parla di giovani in Italia, si parla di posti di lavoro, ricerca, incentivi progettuali a livello macro, ma nel concreto, è sempre una mia opinione come giornalista, non ritiene che si dovrebbe parlare anche di costi di sussistenza allo studio, ad esempio gli affitti, il trasporto urbano, il cibo, le tasse universitarie e i libri. Lei vive in una grande metropoli italiana e sa quale sia il costo di tutto questo. Il popolo universitario, lo diciamo con i dati alla mano, è sempre affollato alla partenza e poi decimato al traguardo. Che cosa ne pensa lei che sta portando avanti questa progettualità alle Nazioni Unite per conto dell'Italia? Sì, assolutamente, no? Questo è proprio quello che io intendevo quando dico che occorre che i giovani facciano parte, diciamo, abbiano un posto sul tavolo dei processi decisionali. Perché forse, non voglio dire la classe politica, diciamo i decisori politici non si rendono davvero conto di quali sono le nostre necessità, nel senso che senz'altro abbiamo bisogno di nuovi posti lavorativi, di aiuti che permettano l'accesso alla ricerca, ma prima di raggiungere il posto di lavoro occorre che sia facilitato l'accesso all'università, il diritto allo studio, perché comunque magari le tasse universitarie possono essere basse, ma sempre in relazione all'ISEE, però poi c'è un costo da sostenere per l'acquisto dei libri, per la mensa, per gli affitti, soprattutto in città come Milano, purtroppo, ma credo che in tutte le città d'Italia comunque si viva diciamo, un problema riguardo al costo della vita. E quindi penso che senz'altro sono necessari comunque, è necessario fornire un nuovo punto di vista alla classe decisionale, perché comunque noi giovani saremo coloro che siederanno diciamo, in Parlamento, si spera un giorno. E se ad oggi non iniziamo comunque a permettere a giovani ragazze e ragazze di intraprendere una strada migliore nel senso che differisce dagli errori che magari le generazioni precedenti alla nostra hanno commesso e che hanno reso il mondo di oggi in cui noi dobbiamo trovare il nostro spazio, allora non potremo mai aspirare ad un cambiamento. Però su questo io sono molto, molto, diciamo, fiduciosa perché mi rendo conto che quasi tutti noi giovani condividiamo gli stessi timori, le stesse aspirazioni, ma soprattutto la stessa decisione nel volere un cambiamento. Quindi mi rendo conto che forse questi desideri non sono poi così lontani e speriamo che ovviamente anche il nostro sforzo poi venga ascoltato dai decisori politici. Ho ancora una domanda a proposito di questi passaggi generazionali ai quali voi auspicate ci sia realmente un seguito in termini positivi. Nel 2021 quasi 400 giovani tra i 15 e i 29 anni provenienti da 186 paesi si sono incontrati proprio a Milano per affrontare le principali urgenze e priorità dell'azione climatica. Direi non solo onorevole, ma in questo caso utile. La questione climatica, pur essendo sotto gli occhi di tutti, coinvolge tanti, troppi interessi di business e questo è il motivo per cui vi abbiamo consegnato un mondo, ahimè, in queste condizioni. Quali sono state le conclusioni di questo evento e soprattutto riesce a dirci se tutto questo poi si traduce in qualche azione concreta da parte dei vari governi? Perché quello che io mi domando, essendo anche stato dentro il sistema e dentro le istituzioni, è come riuscite a farvi ascoltare, considerato, e parlo per l'Italia in questo caso, dove il ricambio generazionale è davvero un problema a tutti i livelli.
Allora, sì, l'evento che si è tenuto nel 2021, qui a Milano è stato un evento grandissimo e sono molto fiera che appunto, l'Italia ha fatto suo questo evento ed ha riproposto anche a New York e io ho partecipato ed è stato, veramente molto coinvolgente, non solo da un punto di vista giovanile, perché comunque in questi eventi molto spesso, partecipano, decisori politici. Appunto, all'evento che si è tenuto a New York ha partecipato anche, il nostro ex premier Draghi, quindi è una, diciamo, è bene portare anche questa, diciamo, il coinvolgimento, di chi, appunto prende le decisioni ed è all'interno del nostro governo. E per i risultati e, le decisioni che poi possono prendere questi ultimi, purtroppo credo che sia un processo che richiede molto tempo, non solo affinché le generazioni precedenti alla nostra comprendano che il cambiamento climatico è un qualcosa che avviene adesso e che tocca a tutti, anche se noi quotidianamente magari non ce ne rendiamo conto, ma semplicemente ci lamentiamo, del troppo caldo e del troppo freddo che differisce dall'anno precedente. Però noi giovani ci impegniamo avendo questi incontri, queste conferenze, per far sì che comunque i governi ascoltino le nostre necessità e individualmente, in gruppi di giovani, cerchiamo ovviamente di sensibilizzare anche i nostri pari, i nostri colleghi, perché spesso il problema è anche lì, non tutti i giovani riescono a comprendere che comunque individualmente si può fare la differenza e quindi noi pensiamo sempre di partire, ecco, tra di noi per poi raggiungere, i governi. Poi, purtroppo ci tengo anche a dire che ogni gruppo giovanile ha il proprio metodo, ecco, per raggiungere le istituzioni che non sempre può essere condiviso dall'opinione pubblica. E per questo, ecco, credo che secondo me l'attivismo è giusto, ma deve essere sempre fatto nel rispetto dell'altro, anche perché sennò può essere visto in maniera fuorviante e soprattutto controproducente. E lì volevo arrivare, o quello almeno stavo pensando mentre lei esponeva la sua opinione. Vista dall'Italia, la situazione della parità uomo-donna, ma anche di rappresentanza femminile nel contesto professionale e politico, è qualcosa su cui ancora molto deve essere fatto. Una curiosità personale, dentro all'Assemblea, lei invece che cosa vede su questo tema, considerato siano rappresentati un po' i delegati di tutti i paesi del mondo? C'è una situazione migliore? Sì, nel senso che comunque i paesi sono quasi tutti rappresentati in modo, possiamo dire, quasi equo da un punto di vista, diciamo, di genere. E per quanto riguarda le posizioni più alte, le cariche più alte all'interno delle Nazioni Unite, per ora abbiamo due presidenti dell'Assemblea Generale e proprio delle Nazioni Unite che sono uomini, ma auspichiamo appunto che un giorno potremmo avere diciamo, delle cariche ricoperte da donne. E poi è ovvio che, essendo le Nazioni Unite composte da 193 paesi, non tutti i paesi del mondo condividono gli stessi principi e soprattutto considerino alla pari uomini e donne. E soprattutto, diciamo, ciò che sta accadendo, diciamo, in alcuni paesi del mondo, in particolare in Iran, io ho notato che ovviamente i paesi, per lo più del Medio Oriente, tendono ovviamente ad avere una rappresentanza, per lo più, maschile, ma appunto, quando io ero in terza commissione alle Nazioni Unite a parlare di diritti sociali e diritti umani, comunque anche l'Iran o anche altri paesi medio orientali avevano delle donne che erano lì a parlare per il proprio paese. Quindi credo che comunque stiamo andando in una direzione, di parità. Faccio mie, le parole di Hillary Clinton, e anche dentro il Palazzo dell'ONU prima o poi riuscirete a rompere quel soffitto di cristallo Esatto. che ha impedito fino ad ora di avere un'equità anche
per quanto riguarda la suddivisione del potere. Stacchiamo di nuovo per qualche secondo, ci vediamo tra poco. Torniamo alla nostra conversazione con uno dei due delegati ufficiali dei giovani italiani presso l'Assemblea delle Nazioni Unite a New York, Giulia Tariello. Allora, Giulia, andiamo alla sua esperienza personale, quella che sta vivendo nella grande mela americana. Una volta gli Stati Uniti erano il sogno di noi boomers, tutto ciò che era o proveniva dagli Stati Uniti era un Vangelo. Che rapporto hanno i giovani d'oggi con quel paese? Come sta vivendo la sua esperienza newyorkese? È uno dei temi che rimbalza un po' su tutti i giornali, è quello del costo della vita davvero così caro dopo la pandemia. Ci dica qualcosa. Io credo che i giovani d'oggi, soprattutto italiani, si rendano conto che il sogno americano non è poi più che davvero un sogno. Comunque, diciamo, gli Stati Uniti d'America hanno una differenza da un punto di vista sociale e culturale rispetto all'Europa che è molto, molto, molto grande. E i ragazzi e le ragazze se ne rendono conto parlando di sanità, di assistenza sanitaria o di costo della vita o banalmente appunto di determinate norme che in Europa non esistono comunque. Diciamo, l'accesso a determinati servizi che qui non è permesso. E ci sarà sempre, ovviamente, colui o colei che guarderà l'America con occhio sognante, perché sicuramente può essere chiamata come terra dei sogni, nel senso che anche per me ha un sogno che è quello delle Nazioni Unite. Dall'altra parte, però, se io dovessi pensare a vivere per tutta la mia vita negli Stati Uniti, ecco, non so se sarei così, così contenta. Sì, il costo della vita è molto alto e comunque penso che siano distanti da noi più di quanto noi lo Poi pensiamo. c'è una, almeno a mia opinione, c'è una grande anche differenza tra il vivere nelle grandi metropoli e il vivere poi nelle aree rurali, quelle industriali, no? E anche nei film, nei telefilm, viene sempre rappresentata la grande metropoli e la grande vita, molto, molto fashion style. Ha incontrato Sì. difficoltà l'integrazione? No, su quello assolutamente, assolutamente no, anzi, a me piace molto socializzare e conoscere persone diverse, soprattutto per scambiarsi opinioni, anche proprio su questo, relativamente alla domanda che mi ha fatto prima, per capire comunque quali sono le visioni diverse e come funziona, ad esempio, banalmente l'università in un paese diverso rispetto all'Italia, quindi no. Quando si discute all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ci si confronta, come ha detto lei, con altri giovani delegati di altri paesi. Quali sono gli argomenti nei quali emergono maggiori divergenze? Penso forse appunto le politiche giovanili, credo. Appunto noi ovviamente non parliamo di scelte politiche perché comunque è un qualcosa che non ci compete o comunque ricordiamo che noi siamo sempre rappresentanti del nostro Stato, però ci confrontiamo rispetto alla condizione che dei giovani all'interno del nostro paese e quindi cerchiamo di portare comunque la nostra esperienza per confrontarci e ovviamente spesso ci troviamo magari in disaccordo sulle modalità attraverso le quali magari il nostro governo o lo Stato nostro, intendo di ciascuno dei rappresentanti dei paesi, comunque tende a
diciamo, a portare i giovani a un livello istituzionale o comunque all'interno dell'università o del sistema scolastico. Quindi diciamo sulle politiche di attuazione ci sono più Sì, sì, divergenze, quindi sul metodo. sì. Sì, Interessante. esatto, sì. Ha l'impressione, e questa è la domanda che volevo formularle prima, lei ha anticipato un po' la diffidenza, soprattutto dei giovani italiani, ed è una realtà, no? Dalla politica attiva. Ha l'impressione che i giovani americani siano più partecipi alla politica attiva rispetto agli italiani? No, non credo. Credo che forse l'impressione che potremmo avere di maggior partecipazione è data semplicemente dal diverso metodo democratico che gli americani hanno, ad esempio, per accedere alle elezioni e quindi per votare i loro rappresentanti. E quindi magari parlo personalmente quando nel periodo delle elezioni americane i miei social sono pieni di queste personalità famose che postano foto e esortando comunque i loro seguaci ad andare a votare. Noi non abbiamo diciamo questa cosa, siamo più forse riservati in questo, nella nostra partecipazione, ma non credo che siano più attivi e forse il sentimento di distacco dalle istituzioni è un sentimento troppo comune, purtroppo, e internazionale. Diciamo che faccio questo insert. Diciamo che da noi forse qualcuno ci ha tentato, penso l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, esordendo su TikTok, ma forse nonostante il seguito ufficiale, perché questo dobbiamo riconoscerlo, non ha portato a casa, insomma, i risultati di cui sperava in termini poi elettorali. I programmi e le preparazioni scolastiche nel nostro paese, se devo dire, tranne in casi particolari, lasciano poi un gap riconoscibile quando si accede al mondo del lavoro. Allora le chiedo, è anche così per la facoltà che lei ha frequentato? Perché quando ci si immerge nella materia, nella costruzione delle relazioni internazionali, oppure ci si attiva dentro associazioni o organismi, si vive, si percepisce poi personalmente che qualcosa manca. Oppure è differente da quello che c'era stato prospettato. È così anche nella sua traccia, nel suo percorso di studi? Mi ritrovo a dire sì, nel senso che comunque in generale il sistema scolastico italiano è un po' carente da un punto di vista pratico, nel senso che non siamo abituati a mettere in pratica ciò che impariamo, anche se ad oggi i tirocini, soprattutto parlo per me durante la magistrale, sono divenuti extracurricolari, quindi necessari ai fini dell'ottenimento dei crediti formativi. Però ciò resta sempre su base volontaria, nel senso, ad esempio, nella mia università potevo seguire un tirocinio o sostituirlo con un esame di lingua. Quindi molti sono stati gli studenti che hanno sostenuto l'esame linguistico invece che il tirocinio perché si trovavano in difficoltà nel ritrovarlo o banalmente perché non potevano permettersi di lavorare senza essere retribuiti. Io sono fortunata e comunque sono sempre stata molto volenterosa di mettere in gioco ciò che ho imparato, perché sennò resta tutto un po' statico, o comunque l'università secondo me non ti dà sufficienti strumenti per poi davvero saper lavorare, che sia in un contesto internazionale, ma credo in qualsiasi contesto, da qualsiasi università uno provenga, ecco, credo che il risultato sia lo stesso, purtroppo. Rammento le parole del mio ultimo ospite, il dottor Marco Ceresa, il Group CEO Europa di Randstad, che è all'interno del mondo del lavoro, società leader mondiale, e lui diceva: dobbiamo imparare a non generalizzare, proprio perché questi pregiudizi, queste idee nascono come dei funghi, ma poi dietro ogni persona c'è sempre una storia e diventa poi difficile generalizzare. A proposito di questo, quali consigli darebbe a tutti coloro che pensano di intraprendere la sua stessa attività? Consiglio di mettersi sempre in gioco proprio perché ad oggi sono qui perché mi sono messa in gioco e ho
fatto diverse esperienze, non solo per accrescere il mio curriculum, ma per accrescere la mia persona, appunto l'associazionismo, il volontariato, diversi tirocini che ho fatto. Sono tutte attività che mi hanno aiutata appunto a mettere in pratica ciò che io ho studiato per 5 anni, che è fondamentale perché i libri ci aiutano e ci danno la conoscenza base per poter accedere ovviamente a queste attività, ma ci sono diversi step che dobbiamo superare per poter poi aspirare magari alla massima carriera, al Crede massimo posto che vorremmo raggiungere. che le donne possano fare davvero una differenza nel mondo, ma soprattutto non solo nel mondo della politica, ma nella politica fare la differenza nel modo di considerare la politica proprio come relazioni tra governi. Assolutamente, credo che più che solo le donne in generale, no noi dovremmo collaborare, uomini e donne insieme, perché se gli uomini ad oggi, fino ad ora, ecco, si dice che le guerre sono esistite perché nei governi c'erano solo gli uomini. Io ovviamente non credo che sia per questo motivo, ma credo che se iniziassimo a collaborare, a lavorare di concerto, si spera che un giorno le guerre non ci siano più, perché ovviamente ma singolarmente, al di là del genere, abbiamo tutti delle idee e delle necessità differenti. Quindi se si tiene in considerazione sempre solo un ideale, sempre solo un modus operandis, non si potrà mai aspirare al cambiamento. Molte volte faccio un mio intervento, è anche vero che molte guerre sono scoppiate perché c'erano i consigli di una donna dietro questo uomo e questo mai nessuno lo dice. Giulia, ha un sogno professionale nel cassetto? Certamente, io aspiro a diventare diplomatica, ambasciatrice, chissà un giorno. Sì, come appunto dicevamo prima in un'altra intervista, per me è importante poter rappresentare l'Italia. Soprattutto ci tengo perché i giovani in Italia ad oggi se ne vanno, lasciando l'Italia perché non hanno più fiducia nelle istituzioni, non hanno fiducia nel nostro paese. Io se dovessi lasciare l'Italia lo farei solamente per apprendere magari nuove esperienze, nuovi aspetti, per poi portarli all'interno del mio paese, per poterlo rappresentare e si spera cambiare in meglio. Quindi questo è il mio sogno e la mia aspirazione più grande. Noi le facciamo ovviamente il nostro in bocca al lupo, da un punto di vista, del merito che lei sta già dimostrando a nome chiaramente in rappresentanza del paese. Siamo così giunti al termine di questa conversazione su un tema particolare, quello delle politiche giovanili mondiali, trattate dentro un'organizzazione che noi comuni cittadini del globo consideriamo un backstage della politica reale, cioè l'ONU, mentre nella realtà il lavoro progettuale e le conseguenti risoluzioni sui vari temi, sono di primaria importanza, ma l'abbiamo scoperto anche oggi. Sappiamo qualcosa in più del United Nations Youth Delegate Program? Sì, e lo sappiamo grazie alla nostra ospite, a Giulia Tariello, delegata dei giovani italiani proprio presso l'ONU. Grazie della sua partecipazione e soprattutto buon lavoro, Giulia. Grazie, E voi non perdetevi il prossimo episodio, una conversazione sull'uomo, le sue sfide, debolezze e tecniche per affrontare un futuro sempre più connesso e tecnologico. Grazie.